capito, invece per il 2014 sì, bisogna cambiare registro, perché alla fine la riserva 2014 annata, questo te la ricordi? Eccoci, allora attenzione, perché tu si è parlato del 2016, il 2014 è stata una di quelle annate, Andrea, il 2014 è sfigatissima, ecco. Allora, non so, possiamo dirlo in pubblico, però no, se mi ricordo i produttori disperati, sì, ti ricordo che pioveva, sì, non smetteva sì, mai di piovere, ed era l'annata, sì, insomma, è stata un'annata che ha fatto, però come sempre i nostri produttori preferiscono, tutto questi del Chianti, stanno lavorando tantissimo per la qualità, quindi preferisco fare meno uva e farla però di qualità, quindi al 2014... Quindi si può dire, allora in effetti troverete meno magari varietà di prodotti eccetera, ma quello che si trova è di ottima qualità, questa è la differenza. Sì, dovrebbe, poi le belle anteprime è che siamo lì per valutare, io ma te, ma anche... Ma riserva quindi passata in legno, quindi un vino più sì, strutturato. Un vino da bistecca, un vino da bella arrosto. Da bistecca, da brasatino, no, questi spezzatino ci, sì, ci così si fa. Un po' speziato, un po' barricato, va benissimo. Quindi ora armiamoci di bistecca, non so se ci sarà il buffet la bistecca, no, questo no. Però sicuramente un po' di formaggio, vi fate il vostro giro e ci dite, poi ci mandate, ci dite come vi è sembrato. Sì, quello è importante, sì, soprattutto segnare... E poi gli aggettivi, l'abbiamo detto, no, perché... Che gli abbiamo detto sul 2016. 2014, riserva, allora diciamoglielo, si può dire una bella finezza, un accenno di rotondità, una longevità, ecco, longevità chiarissima, un'evidente longevità. Evidente longevità. Signori, questo sarà il vostro vocabolario.